Salve amici del Centro Meteo Italiano. Prossima settimana termina la primavera e inizia l'estate meteorologica. Vediamo allora cosa aspettarci sotto il profilo meteo. Nell'ultimo giorno di maggio la situazione sinottica sul vecchio continente sarà caratterizzata da un campo di alta pressione in estensione sulla Scandinavia e da una vasta goccia fredda tra Europa orientale e Balcani. Le correnti in quota dai quadranti nord-occidentali porteranno tempo localmente instabile in Italia e clima piuttosto gradevole, a tratti anche fresco. Situazione analoga per i primi due giorni di giugno, con questa vasta circolazione fredda che si muoverà sull'Europa centro-orientale, sfiorando anche la nostra penisola. Nella seconda parte della settimana, sia il modello GFS che l'europeo ECMWF mostrano invece un promontorio anticiclonico elevarsi sul Mediterraneo centro-occidentale, portando sicuramente più sole e più caldo. Volendo poi spingersi ancora oltre, non si vedono particolari ondate di caldo all'orizzonte, anzi diversi alti transiti perturbati potrebbero portare ancora temporali sull'Italia. Trattandosi comunque di tendenze, vi invitiamo a seguire tutti i prossimi aggiornamenti, sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.